Madonna mia, sto grondando. Poi con questa cosa qui sembro un deficiente. Si vedono. Vabbè. Ciao a tutti ragazzi, sono il piccolo Ruby e finalmente voglio farvi il wrap up del mese di giugno. Devo dire che è stato molto sostanzioso, sono stato soddisfatto delle mie letture, anche se in alcune due libri li ho accantonati, ma ho letto un totale di 2, 4, 6, 6 libri letti completi e due lasciati a metà, che poi andranno a finire nel catalogo dei libri che ho messo in stand-by, libri da leggere, eccetera, eccetera. Allora, cominciamo subito. Il primo romanzo che vi presento è La sedicesima luna di Kemi Garcia e Margaret Stohl. Io questo sono arrivato a metà libro. Circa, non mi ricordo dove esattamente. Sono arrivata a metà libro. Allora, sinceramente l'ho trovato veramente noioso. L'ho trovato molto, molto lento. C'è un protagonista maschile che si chiama Ethan, che dovrebbe avere tutto ai suoi piedi, ma sogna sta tizia tutte le notti e alla fine poi si incontrano. Però è veramente molto pesante, molto lento. Si sofferma su varie. Scusate. Su varie cose e comunque l'ho lasciato a metà. Non so se proseguirò la lettura. Io adesso ho levato anche il segno intelligentemente. Però penso di riprenderlo poi più tardi. E sinceramente non mi è assolutamente piaciuto. Però sono curioso di vedere il film. Se qualcuno l'ha letto o avesse visto il film, mi facesse sapere. Sì, non mi ricordo dove sono arrivato. Mannaggia me che levo i segni. Partiamo con Holly Black Balls, Doll Bones, la bambola di ossa. Qui, come vedete, ho lasciato il segno, sono arrivato quasi a metà, ma l'ho interrotto. Anche questo romanzo non mi è assolutamente piaciuto. Allora, della Black io avevo letto solo Magisterium, che non mi era piaciuto per vari motivi. Se vi lascerò da qualche parte la recensione. Quando mi ricordo, perché sono molto pigro, cioè dovete sapere la verità, quando carico i video, no? Poi per mettere tutte le cose, mi annoio e quindi alla fine lo metto per un secondo momento. Quindi poi se non apparirà adesso, apparirà tra qualche giorno, non vi preoccupate. Dicevo che la della Black io non avevo letto praticamente niente. So che aveva fatto un libro tipo Le Fate delle Tenebre. Però vendono la versione tre volumi, cioè un volume con tre, che racchiude i primi tre libri forse. E costa tipo sui 22 euro. Siccome questo libro, e quindi non l'ho preso, questo libro costava 17 euro la copertina rigida. Io ho aspettato che lo facessero in copertina morbida e l'ho pagato 10 euro. Eccolo qui, si vedono gli euro. Vabbè, perché non mi è piaciuto? Di che cosa parla? Parla di questo ragazzino che si chiama Zack, che ha tipo 12 anni e continua a giocare con le bambole, ma non con le bambole nel senso di bambole. Gioca con i soldatini, cioè lui si diverte praticamente a prendere questi soldatini, tipo, e a inventare delle storie. Queste storie fantastiche, queste storie di pirati, e regna questa regina, che sarebbe questa mamma di porcellana. Poi io ho un. Le bambole mi inquietano. Dopo i clown, le bambole veramente mi inquietano. Io avevo una casa quando ero piccolo e aveva così, guardavo così. E faceva orrore. Poi quando ho visto Annabelle, non ne parliamo. Comunque, questa bambola nasconde un mistero. Praticamente dentro ci sono delle ceneri, dentro questa bambola. E la proprietaria delle ceneri appare alla proprietaria della bambola, che sarebbe l'amica, che si chiama, se non sbaglio, Poppy. E le dice che deve andare a seppellire questa tizia. E la cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è che questi qua, che hanno 12 anni, prendono un pullman così e nessuno se ne accorge. Cioè, mi sembra un po' strano. Sì, vabbè che è un libro fantasy, però. E sono arrivato circa a metà. Tra l'altro, caro Zack, tu al posto di giocare con le tue compagne, cioè, gioca con le tue compagne che è meglio invece di giocare con le bambole. Fidati dello zio Ruby. Andiamo avanti con il primo libro di una saga che io avevo sempre snobbato per il semplice fatto che è uno di questi personaggi, è
è uno di quei personaggi che te lo fanno in tutte le salse. E la versione fantasy, la versione così, la versione cosa, tipo che ne so, Dracula. Dracula è una di quelle figure che ce l'hanno assorbita in tutte le salse possibili e immaginabili. E la stessa storia è capitata anche a questo personaggio, quindi io ho evitato come la peste questi libri. Poi erano col 25% di sconto, ho detto ma perché non approfittarne e prenderlo? Già costava poco, ho detto vabbè, prendiamolo. E devo dire che è un libro che mi è veramente piaciuto. E sto parlando di Merlino, il destino di un giovane mago. Come vi dicevo, Merlino lo conosciamo sempre nella versione, quella della Disney con la barba lunga, eccetera. Poi c'è qualcuno che ha deciso di fare la versione giovanile, quindi che cosa è successo prima, e hanno fatto anche un telefilm che si chiamava Merlin. Morirò. E adesso questa autrice, che dovrebbe essere italiana, ci ha fatto anche su un libro. E devo dire che è stato molto interessante, è stato molto bello, mi è piaciuto. Gli altri sono i due volumi che li potete vedere nel book haul, sempre di questo mese, ed è stato veramente molto interessante. Descrive in poche parole la fanciullezza di Merlino prima di arrivare a essere quel grande mago che tutti conosciamo. La particolarità bella, la cosa bella di questo libro è che è divisa in parti, ci sono tre parti, quindi io ho letto la prima parte il primo giorno, la seconda parte il secondo giorno, la terza parte il terzo giorno, quindi in 3 giorni l'ho finito. Costava 5,90 col 25% di sconto. Vedete voi quanto l'ho pagato, perché io e la matematica non andiamo d'accordo. È un libro che comunque vi consiglio e spero che lo vediate presto nella mia rubrica, quella delle saghe. È veramente molto interessante. Poi le copertine sono veramente molto belle, soprattutto questi occhi molto, molto belli. Una particolarità di questo libro è che le figure femminili sono veramente molto poche. È una cosa che mi ha stupito. Però penso che le donzelle avranno una chiave di volta nella storia. Penso proprio che riserverà delle sorprese. Andiamo avanti con un libro che io ho amato. Cioè, io veramente, io questo libro lo amo alla follia. E adesso sto leggendo anche il secondo. Il secondo volume sono 3 libri. E veramente io è stato fantastico, l'ho amato, io amo questa cosa, la follia dopo Shadow Hunter. Se non l'avete ancora letto, leggetelo perché è eccezionale, è bellissimo, ti cattura ogni pagina. È eccezionale. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di Red. Red è eccezionale, gli ho dato 5 stelle su 5 perché è bellissimo. Solitamente questi sono i classici libri rivolti ad un pubblico femminile, diciamoci la verità. Però chi se ne frega, cioè io l'ho apprezzato tantissimo, mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuta la protagonista, che non è la solita squinza da prendere a sprangati mezzo i denti, e lì poi ne parleremo ampiamente nei prossimi giorni, preparatevi. Di che cosa parla? Parla di questa cara Gwen che vive in questa famiglia di viaggiatori nel tempo. La cara nonna, la cara zia, la cara mamma gli hanno sempre detto che lei non era predestinata, perché ci sono 12 viaggiatori nel tempo che formano appunto le gemme e devono trovare la gemma del rubino, che perché tutte le altre sono già state trovate, credo. Fatto sta che questa povera disgraziata vive con tutto. Vive da quando era piccola a sentirsi dire che sua cugina Charlotte è quella che anda a viaggiare nel tempo e tu sei una fallita e tu di qua di là, di qua di là. E poi la mette a tutti in quel posto. Perché la predestinata non è la cara Charlotte, ma è lei. Mentre è a scuola, a un certo punto sente dei mal di pancia, pensa di essere incinta o di avere il mestruo, invece no, si ritrova catapultata in un altro, in un altro, in un altro, in un'altra epoca. Questo non vi dico, la signora Montrose, che è andata su tutte le furie, no, ma lì e là inveire anche la povera Charlotte le fa un po' la volta gabbana. Incontrerà poi, vabbè, Gideon, che sarà il suo amico, amante, mi sa che c'è del tenero, e poi incontrerà il conte di Saint-Germain, che mi ricorda anche molto quello di Madame Gialla Oscar. C'era un duca di Saint-Germain che aveva sparato al bambino, se non ricordo male. Vabbè, comunque il duca Saint-Germain che sembra leggere nella mente della nostra cara. Ma voi mi direte che cosa fa questa tizia? Praticamente deve recuperare il cronografo che praticamente racchiude tutte le varie gemme appartenenti
ai vari guardiani che è stato rapito, è stato rubato da una certa Lucy e da un altro che adesso non mi ricordo. È stato rapito e quindi lei deve trovare il modo di ritrovare questo, di vedere la storia del cronografo e di ritrovare gli altri come lei, insomma. È veramente bellissimo, io l'ho amato ed è stato eccezionale. Questo è stato il primo obiettivo, il primo e il secondo obiettivo che ho raggiunto della Summer Reading Challenge, quindi la recensione approfondita la potete vedere qua. Comunque leggetelo perché ne vale la pena. Io ho fatto l'errore di comprare in copertina rigida e comprare gli altri due in copertina morbida, poi cercherò di recuperare anche questo in copertina morbida. Io l'ho amato, cioè veramente è eccezionale. Io non ho mai letto un libro così bello, cioè mi ha preso in una maniera proprio con quella cosa di sapere come va a finire. E poi c'è la stilista, ragazzi, parliamo della stilista per piacere, che a me ha ricordato molto Effie Trinket di Hunger Games. È veramente eccezionale. E poi vorrei anche aggiungere, aperta parentesi, io non capisco perché il film Ruby Red, che ovviamente non è il film che descrive la vita del piccolo Ruby, non sia uscito in Italia. Cioè, io ho provato a vedere il trailer e sembrava veramente fatto bene. Ne ho visto un pezzettino in streaming, ma poi vabbè, tra il blocco e qui e lì e là, e l'era, però ne ho visti solo 5 minuti e mi sembrava fatto bene. Perché in Italia non facciamo uscire questi film che sono belli e facciamo uscire tante cagate? Punto di domanda, fatemi sapere cosa ne pensate. Andiamo avanti con un libro che tutti avevano letto, io ho sempre evitato per vari motivi, non so neanche io perché, però poi alla fine mi sono deciso, l'ho comprato e l'ho letto, Rick Riordan. Percy Jackson e l'idea dell'Olimpo, il ladro di fulmini. Allora, brevemente di cosa parla? Percy Jackson, affetto da dislessia, è un ragazzo come chiunque, vabbè, per i soliti problemi a scuola, e un giorno scopre di essere il figlio di Nettuno. E da lì poi partirà una serie di avventure, la saga è composta da 5 libri e ogni libro ha un'avventura. Nel primo libro, Percy Jackson deve trovare la forgola di Zeus che è stata rubata. Chi l'ha rubata? Non si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità. A seguire nel suo viaggio ci sarà Annabelle, che io ho francamente odiato come la peste, per il semplice fatto che lei non vuole diventare amica di Percy perché i loro genitori sono in lite, e vabbè, ho capito, amore mio, ma cosa c'entra? E poi Grover, che è questo satiro che sta cercando il dio Pan, che è un satiro. Questo è stato un altro obiettivo della challenge, leggi un libro con un protagonista maschile. Ed è stato veramente, veramente bello. Però poi il tutto verrà approfondito nella Summer Reading Challenge della recensione. Quindi dirò ampiamente tutto lì. Perché ho fatto una rubrica a parte degli obiettivi della challenge. Quindi poi ne parlerò ampiamente. Bene, bene, bene. Poi dal primo passiamo al secondo, Il mare dei mostri. Qui Percy Jackson deve trovare il vello d'oro, deve salvare il suo amico Grover che è vittima di Polifemo, e solo che alla fine ci sarà una potente rivelazione, un qualcosa che veramente mi ha stupito, però alla fine me l'aspettavo. Ed è stato veramente molto bello. Vi devo dire la verità, questo mi è piaciuto meno rispetto al primo, l'ho trovato molto più banale, molto più così, insomma. Però devo dire che non mi è dispiaciuto più di tanto, che comunque è stata una lettura abbastanza piacevole. Però non mi è piaciuto, pensavo che avesse fatto leggermente un salto di qualità rispetto al primo, invece no, ma questo poi ne parleremo sempre. Terzo romanzo, potevo non continuare con La maledizione del titano, questo mi è piaciuto leggermente di più. È leggermente, ma di un pochettino più maturo rispetto al primo, ma di un cicinin. Però devo dire che è stata anche questa una bella lettura, questo è leggermente più piccolo. Non voglio dirvi come continua perché potrei farvi degli spoiler e quindi mi prendo il diritto di non spoilerare nulla. Bene, e adesso passiamo a un libro. Allora, io vidi questo libro da un video di una persona che seguo, tra un po' uscirà un video in collaborazione con lei, e che lei ne parlava bene.
fatto una recensione, ha detto, non è entrata nello specifico, ha detto a grandi linee di che cosa parlava e sembrava entusiasmante, anche perché lei mi piace come tratta i libri e quindi su quando sono andato in libreria ero indeciso da comprare La Regina Rossa, quelle dove c'è la corona che sanguina, e o comprare questo qui. E io ho fatto il grandissimo errore di comprare questo volume. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di Le streghe di Astor Haidt. Vi dico solamente che questo libro, se non l'avete letto, evitatelo come la peste, perché è bruttissimo. Ma perché è brutto? Allora, anche questo è un obiettivo della challenge, quindi in questo wrap up ho raggiunto tre obiettivi della challenge per il momento. Quindi il libro col personaggio maschile, il libro col colore preferito, che era il Red, e le ultime letture. Io avevo preso la corona di Mezzanotte, che è stato sostituito con questo. La protagonista, vi dico solamente questo, e poi finisco, perché anche questo poi ne farò un video a parte dove parlerò e non so se farò degli spoiler, non so. E non so se andrò avanti nella serie, non so, poi vi farò sapere. Questo è stato veramente un libro pessimo. L'autrice ha del talento. Non so se è la sua prima opera, sinceramente, ma l'autrice ha veramente del talento. Vi devo dire la verità. La protagonista è da prendere a sprangate sui denti ogni 10 minuti. Di che cosa parla brevemente? Parla di questa ragazza che si chiama Hedley. Già il nome è un programma. Hedley Bishop, che discende da una famiglia di streghe, e tutte le notti sogna la sua bis 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 tris bis 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 bisavola, bisnonna, bisavola, la sua ava praticamente, che viene messa sul rogo. A lei della magia non gliene frega niente, sono altre le cose che gli importano. Ovviamente non aspettatevi una ragazza che faccia del volontariato o che aiuti i poveri, non vi aspettate questo. Lei pensa a tutt'altro e un giorno succede il patatrac. Praticamente c'è questo tizio che si chiama Simon. Io e i nomi non andiamo d'accordo, mi dovete ampiamente scusare, porca miseria. Questo reverendo, so che è un reverendo, questo che praticamente vuole uccidere lei e tutti i suoi compagnucci. A contornare il tutto c'è il caro Asher. Quindi è questa cara ragazza che è alle prese con il cattivo di turno che vuole ucciderla. E qui non vi dico altro. Se volete sapere che cosa ne penso, seguite il canale nei prossimi giorni, perché qui ne avrò da dire a iosa. Durerà tipo 2 ore sto video per questo libro. Però una cosa ve la dico, se vedete questo libro in libreria, evitatelo come la peste nera. Adesso voglio concludere questo video in una maniera molto diversa. Allora, io vorrei fare un omaggio a una persona che è da poco scomparsa. Lei era una YouTuber, amava molto i libri, faceva recensioni di libri e si chiamava Mary. Lei era conosciuta con il nome di Vron Chisteria. Aveva un gruppo su Facebook, i micetti di Mary, e sono venuto a scoprire recentemente che lei è scomparsa. Io non so che malattia avesse, non so quanti anni avesse, ma penso che era molto più giovane di me. Quando ho saputo della notizia, grazie a Books and Muffin, che l'ha scritto sulla sua pagina Facebook, io ho provato una tremenda angoscia. Fa veramente rabbia vedere come una ragazza che magari era piena di sogni, una ragazza che piena di aspettative, piena di sogni, forse voleva fare tante cose, sia stata stroncata in questo modo. E fa ancora più rabbia vedere gente che butta via la sua vita con l'alcol e la droga, che giocano con la vita, mentre c'è gente che vorrebbe vivere, che vorrebbe avere quello che hanno loro, e quello che hanno loro purtroppo lo buttano nel cesso.
I funerali ci sono stati, io non ho, io se avessi avuto la possibilità sarei andato, vi dico la verità, non era neanche tanto lontano perché abitava sopra Monza, io sono di Pavia, quindi avrei potuto andare benissimo, solo che era Sanremo. Ho scritto sul gruppo della mia vicinanza a lei e alla famiglia, io spero che la madre trovi la forza di andare avanti. Io non sono padre, ma penso che perdere un figlio sia la cosa più brutta di questo mondo, a mio avviso. Io, da persona credente, e non ne faccio un vanto, io non mi sto qui a vantare a dire io sono credente, quindi voi dovete credere. Assolutamente, ognuno è libero di credere in quello che vuole. Io credo e spero che lei adesso si trovi in un posto migliore, che abbia trovato quella pace che purtroppo non ha trovato qui in terra. E concludo il video salutando Mary. Ciao Mary.